Questa è la volpe che è arrivata da noi circa un mese e mezzo fa con un trauma cranico ed una frattura all'olecrano, probabilmente da un investimento automobilistico. All'inizio abbiamo dato la precedenza alle cure per il trauma cranico, ha risposto bene, si è ripresa. Allora il dottor Snyder ha operato la frattura all'olecrano. Adesso si è ripresa quasi totalmente, ma non ha più bisogno di cure, è autonoma, per cui verrà rimessa in libertà. Gli interventi di ortopedia sugli animali selvatici hanno sempre un punto di domanda, perché non si sa cosa combinano gli animali dopo l'intervento. Cioè non è facile, come per un cane o un gatto, evitare salti, corse e altri movimenti che possono danneggiare il lavoro fatto dall'ortopedico. In questo caso l'intervento è andato bene e possiamo liberarla. Naturalmente, prima di essere liberata, le teniamo in recinti molto ampi in modo da valutare la mobilità, e poi l'animale si riabilita a correre o a nascondersi e vede anche un po' meno la presenza dell'uomo, in modo da ritornare all'istinto che aveva prima della cattura. Vi ricordate la nostra volpina? È arrivata al nostro cross del nord perché è stata investita e aveva una zampa rotta. I nostri dottori sono stati bravissimi e gli hanno fatto un intervento molto più complicato. È rimasta per 40 giorni in degenza, ma le lastre ci hanno detto che possiamo liberarla ora. La sua zampa è perfetta. Hai capito, piccola? Io l'avevo detto che ce l'avresti fatta. Guarda che meraviglia questo bosco. Ora ti liberiamo e stai lontana dalle strade. Non metterti più nei guai. La volpe rossa, o detta semplicemente volpe, appartiene alla famiglia dei canidi. Vive solitamente in coppia o in piccoli gruppi. E i cuccioli cresciuti tengono a rimanere con i genitori. È onnivora perché si nutre anche di frutta e vegetali. Guardate che bellina, sembra veramente un cagnolino. E pensate che c'erano donne che indossavano la pelliccia di queste volpi. È una cosa orribile, ma per fortuna la mia mamma l'anno scorso ha fatto una legge che vieta per sempre l'allevamento di animali da pelliccia. E spero così che le donne smettano di vestirsi di cadaveri. Sei pronta, piccola? Ti liberiamo!